Buongiorno ragazzi, oggi un video un po' triste, anzi molto triste, perché purtroppo ieri all'età di 16 anni compiuti ci ha abbandonato il nostro Alex. È stato un momento molto 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 difficile, non lo auguro a nessuno di voi e insomma sono qua il giorno seguente, spero di riuscire a montare tutto entro oggi perché vorrei fare proprio un insieme di buone azioni per ricordarlo, perché non basterà mai un semplice video, però nel mio cuore ci sarà sempre e insomma sono un po' in imbarazzo, però ecco, questo è quello che voglio fare per lui e ricordarlo così. Con questo video vi farò anche un po' conoscere chi è stato e chi è Alex tuttora. Scusatemi, ma mi si blocca sempre la voce. Alex arriva nella nostra famiglia nel 2006, super accolto, un piccolo batuffolo di pelo che vedrete nelle prossime immagini. Subito accolto come un idolo, nel senso che per vari motivi non ho mai potuto avere fratelli e quindi lui arriva nella mia famiglia come un vero fratello, pronto a dargli tutto e insomma quello che ho fatto è quello che vedrete poi anche nelle prossime foto. E quello che mi ha dato è stato più che quello che può darmi un fratello. C'è sempre stato in tutto, in ogni mia problematica, in ogni mio pensiero, in ogni mio dubbio. Ho conosciuto tantissime persone, è sempre stato un animale perfetto con tutti, quindi bambini, adulti, altri animali, un po' scontroso con gli altri cani, per l'amor di Dio, verissimo, però un animale davvero perfetto. Farvi un po' capire il rapporto che c'era tra me e lui, devo dirvi forse anche più forte di quello che c'è tra un fratello e un altro fratello, come potete fare voi se avete appunto dei fratelli e delle sorelle, quando rientravamo da scuola avevamo modo di spintonarci, di morderci, di picchiarci, gliene facevo davvero di tutti i colori e lui le faceva di tutti i colori a me, ero sempre pieno di graffi, di morsi, ma non di cattiveria, ma proprio degli sfoghi per dimostrare il nostro affetto sotto mille aspetti. È stato davvero perfetto e, come dico sempre, il cane perfetto, insostituibile, che rimarrà nel mio cuore per sempre. Arriviamo alla parte più dolente, ossia alla fine, nonché ieri e nonché purtroppo gli ultimi giorni. In verità già 2 mesi fa ha avuto un crollo, abbiamo fatto la prima terapia per provare a vedere se potevamo comunque dargli una vita degna e è stato benissimo, ha fatto 2 mesi davvero molto molto bene, anche interrompendo la cura tutto perfetto, lui molto molto attivo, molto bello, molto solare, felice, correva, insomma molto 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 bello. Negli ultimi 3 giorni ha avuto un crollo molto 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 grande, tanto che tutto ieri, tutto l'altro ieri e anche la sera del giorno prima non si è più mosso, si è sdraiato vicino al tavolo, ci guardava con gli occhi proprio gonfi, nel senso era proprio molto 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 stanco, non mangiava più, non beveva più, respirava male e abbiamo dovuto prendere una decisione, devo dire una delle decisioni più importanti e difficili della mia vita, ossia fargli una puntura. Purtroppo non c'era proprio più niente da fare e, come dico sempre, abbiamo voluto una vita degna e quindi volevamo che se ne andasse con dignità. Quindi insomma, scusatemi, ma abbiamo fatto la puntura e se n'è andato ieri. Si è addormentato tra le mie braccia, gli ho dato un bacio. Abbiamo
salutato, poi appunto siamo dovuti uscire un attimo nel tempo di fargli la puntura, appunto per farlo andare in pace, e niente, poi sono rientrato, era bello, sereno, non ha sofferto, sono rimasto lì e poi appunto si è spento e l'abbiamo salutato e basta, questo è un po'. Prima di andarsene, appunto, gli ho chiesto di vegliare su di me, di proteggerci, e poi ecco, si è spento e io l'ho abbracciato forte e gli ho augurato un buon viaggio e di essere comunque orgoglioso per tutto quello che ci ha potuto dare, che ci ha dato, forse ci ha dato anche di più di quello che un semplice cane o qualsiasi animale può darci. E come ultima cosa volevo augurarti buon viaggio, fai il bravo, comportati bene e sorvegliami un po'. Grazie di tutto, sarai sempre il migliore e ti voglio tanto bene, anche se non ci sei più. Ciao Alessone, buon viaggio.